Cornice prestigiosa ed affascinante per il quinto round di campionato italiano velocità salita autostoriche con validità per il campionato europeo. Un tracciato che gli organizzatori dell'Automobile Club Torino hanno riportato ai tradizionali 10,4 km, dopo l'edizione 2018 che si è corsa su poco più della metà per via di una frana. Tracciato che richiama proprio le sinuosità delle piste olimpiche da sci del Sestriere, dove si sono vissute sfide internazionali che però hanno visto tutte sventolare il tricolore sul podio. Impegno ripagato per l'Automobile Club di Torino, che ha visto concretizzarsi gli sforzi per il completo rilancio della competizione. Beh, diciamo che dopo un anno di sofferenza, l'anno scorso la gara in due manche, l'experience che non ha avuto luogo, quest'anno invece siamo tornati alla normalità. Sono felice che sia tra l'altro è stata l'edizione con più iscritti sia su Experience che sulla gara Cesana-Sestriere. Ho sentito adesso i commenti di tutti, sono più che positivi per questa manifestazione che continua a crescere dopo tanti anni, a furia di innaffiarla si è completamente affermata. Cercheremo sicuramente di migliorarci in futuro, creando delle nuove occasioni, creando magari delle nuove opportunità anche con la Regione Piemonte, che mi ha assicurato di essere molto interessata allo sport automobilistico, e questo fa piacere. Noi abbiamo alcuni sponsor che ci seguono dall'inizio, in particolare il main sponsor che è FCA, e grazie a loro in tutti questi anni la manifestazione è cresciuta anche con il loro contributo. Poi abbiamo la Reale, la Mutua Assicurazioni, la Via Lattea, l'Olio Carli, cioè ci sono la Sparco, quindi tutti i sponsor che hanno sposato questa iniziativa e la seguono con grande interesse. La Cesana Sestriere si è arricchita anche di oltre 100 vetture dal particolare prestigio storico e sportivo, che hanno deliziato il pubblico con un passaggio sul percorso prima della gara nella Cesana Sestriere Experience. Stefano Peroni, su Martini MK32 BMW di quinto raggruppamento, ha vinto la 38esima Cesana Sestriere, con il tempo di 4 minuti 50 secondi e 30 centesimi sui 10,4 km del tracciato piemontese, e si è aggiudicato l'ambito trofeo avvocato Giovanni Agnelli. Il driver fiorentino del Team Italia ha fatto poker di successi tricolori e cinquina di raggruppamento, dove è saldamente al comando. Sul podio sono saliti i primi due di quarto raggruppamento, il leader Uberto Bonucci su Osella PA990 BMW e Walter Marelli, l'alfiere di Fulvio Racing tornato dopo due mesi nel tricolore sulla Osella PA990 BMW da 2000 cc. Soddisfattissimo del risultato, è uscito un buon tempo, ho avuto un po' di problemini lungo la strada, il fondo stradale non ha aiutato certamente, ho corso un po' di rischi, magari un'intraversatina di troppo, però sono soddisfattissimo del risultato. Qui è un duro banco prova per mettere a punto le macchine, se vanno bene qua vanno bene dappertutto. Sì, qualche rischio l'abbiamo preso, ma insomma non esagerati. E niente, bene per l'europeo perché siamo tre a faccia di tanti punti. L'aggruppamento l'ho vinto, l'assoluto mi dispiace perché secondino, insomma, va bene. Però va bene così, dai, non abbiamo fatto danni. Addirittura direi dalla partenza in poi il pubblico da grandi veramente occasioni. Bello. Due mesi che sono fermo, che problemi di al di fuori delle gare, quindi mi hanno costretto a stare lontano dalle gare. Ho ripreso, ieri abbiamo fatto le due salite di prova, abbiamo avuto una buona progressione. Oggi direi gara andata come le aspettative, con le gomme nuove. Il percorso sicuramente ha dei problemi di asfalto che ogni anno diventano sempre peggio. Da ultimo sono andato in verifica, così appena arrivato, ritornato, mi hanno dato subito il buongiorno. Comunque niente di che, la macchina in paddock e ci teniamo il risultato. A ridosso dei primi tre, il pisano della Bologna squadra corse Piero Lottini, ancora alle prese con una intesa non perfetta con l'Osella PA990 BMW dopo gli aggiornamenti della Biposto.
Tra le sport nazionali, nuova affermazione del toscano Massimiliano Boldrini, che con il settimo tempo assoluto anche sul difficile e lungo tracciato turinese si è rivelato concreto al volante della Olmas Alfa Romeo, seguito in una graduatoria generale di categoria da Pietro Verniano su Lucchini. In secondo raggruppamento, con un ottimo quinto tempo assoluto, ha suonato la carica Giuliano Peloni Senior sulla sempre agile Osella PA3 BMW. Il driver e preparatore fiorentino che non ha nascosto profonda soddisfazione al traguardo dopo l'eccellente interpretazione del percorso. Sì, era difficile perché è una gara molto impegnativa. Strada molto sconnessa, che in prova ho durato un po' di fatica, poi ho fatto qualche regolazione, un po' più di grinta, il tempo l'è uscito fuori, sono contento. Acuto del palermitano Natale Mannino che con il decimo tempo dell'ipotetica top 10 di gara sulla Porsche 911 3000 del 1974, curata dal team Guagliardo, ha conquistato il secondo posto e sbaragliato la concorrenza tra le auto coperte vincendo la classe GTS oltre 2005, dove è tra i maggiori pretendenti al tricolore. Seconda piazza di classe e podio di raggruppamento per l'emiliano Giuliano Palmieri, questa volta anche lui sulla Porsche Carrera, ed è concentrato per un inconveniente alla partenza, ma che si è complimentato con il diretto avversario. Sì, devo dire un'ottima gara, bella organizzazione. La gara si è prestata molto alle mie doti quasi rallistiche, perché si saltava molto. Poi il team Guagliardo, come al suo solito, mi ha dato una macchina strepitosa. Una bellissima auto, il team ha funzionato a meraviglia. Ero pure spinto dagli avversari che sono forti, cominciare da Giuliano Palmieri che mi ha dato una bella spinta nel senso di andare più forte. È andata bene, abbiamo vinto, è la prima volta che la facevamo e meglio di così credo non si poteva fare. Complimenti soprattutto a Natale perché secondo me ha fatto un tempo veramente importante che rimarrà nella storia di questa manifestazione. Io purtroppo mi sono deconcentrato alla partenza a causa Roberto Ermini che purtroppo non gli è partita la macchina, ho iniziato un po' deconcentrato e mi sono portato su una serie di piccoli errori, comunque penso che il tempo di Natale non l'avrei mai potuto fare. Mario Massaglia, su Osella PA3 BMW del 1975, nella gara di casa ha vinto il terzo raggruppamento con il sesto tempo generale nella gara. Dopo aver ottimizzato il set UP dopo le prove, adesso il pilota piemontese si è confermato a proprio agio nel tricolore. Sì, sicuramente sono contento, anche se ero contento del tempo di ieri in prova. In gara pensavo di riuscire a limare qualcosa, comunque sono contentissimo. Non so dove le ho persi, però più o meno ho ripetuto il tempo di ieri. Sono primo di raggruppamento, sono contento. Successo in primo raggruppamento con il nono tempo generale per il fiorentino Tiberio Nocentini, che ha confermato la supremazia in categoria grazie al feeling con la Chevron B19 Cosworth biposto sulla quale il driver toscano ha ottimizzato le regolazioni del motore dopo le prove. Sul podio internazionale di primo raggruppamento sono saliti a pieno merito l'austriaco Harald Mosler ed il ternano Angelo De Angelis. Mosler, che soprattutto sui tratti meno omogenei ha avuto cura di non sollecitare eccessivamente gli ammortizzatori della Tier Puck Bergspider sul lungo tracciato. L'alfiere Valdelsa Classic De Angelis sulla Nirus Silhouette ha pensato ai punti tricolori con i quali ha rinsaldato la vetta. Sono contento, ecco, la macchina va bene. Sono tornato sulla Chevron perché ho avuto dei problemi con l'Osella e quindi finisco il campionato con questa. Sì, dal punto di vista del campionato è andata abbastanza bene, un po' meno dal punto di vista della classifica nella gara perché sono arrivato terzo e comunque anche se ho preso un pochino meno punti ai fini del campionato mi ritengo soddisfatto.
Anche il podio di quinto raggruppamento ha parlato solo italiano, con Mario Sala che in casa ha confermato l'ottima intesa con la F3 motorizzata Toyota, con la quale non ha però cercato l'affondo per via della selettività del tracciato, ed ha preceduto l'entusiasta milanese della Racing Club 19 Andrea Fiume, che ha cercato di imparare in fretta i segreti dell'impegnativa Chevron B42 del 1978 spinta da motore BMW.